Voltiamo pagina, Giancarlo Giannini, Philippe Leroy e Carlo Cracco, alcuni degli ospiti d'eccezione che hanno animato all'interno del castello di Barletta Wine Challenge, l'evento dedicato alle eccellenze enologiche rappresentate dai 13 vini italiani che si sono confrontati con altrettanti vini francesi. Tra i presenti anche il vice ministro alle politiche agricole Andrea Olivero, il presidente della regione Puglia Michele Emiliano, l'assessore regionale alle risorse agroalimentari Leonardo Di Gioia e il sindaco di Barletta Pasquale Cascella. Vediamo. È un matrimonio indissolubile in questo caso, perché cibo e vino purtroppo sono destinati a rimanere attaccati. Uno aiuta l'altro, senza uno dei due manca qualcosa, per cui il nero aiuta il cibo, ma senza il cibo e il nero non va da nessuna parte, no? I vini vengono scoperti e vengono apprezzati quando sono spiegati, no? E sono spiegati quando sei a tavola e quando sei a tavola mangi. Naturalmente la nostra associazione del Nero di Troia e naturalmente a Candina della Barduglia e tutti i produttori che comunque questa sera sono presenti con le loro produzioni. Naturalmente stiamo ormai da anni lavorando su un vitigno nuovo che stiamo cercando di sperimentare le varie vinificazioni e quindi ampliare anche la gamma dei prodotti del Nero di Troia. Oggi è un'occasione importante, si vede dal contesto che è molto nobile, dalle presenze che sono qualificate ed autorevoli e ancora una volta diciamo, possiamo apprezzare le nostre bellezze, in questo caso enogastronomiche, il fatto che la Regione Puglia sia partner di un'iniziativa e di fatto finanziatrice di un'iniziativa che vede i privati quale motore della promozione di se stessi e dei propri prodotti, ma anche contemporaneamente in grado appunto la regione di essere da supporto a chi le cose le sa far bene. È la prima regione italiana per capacità produttiva in agricoltura. Adesso stiamo cominciando a produrre anche cose straordinarie, in particolare i vini pugliesi ormai sono richiestissimi in tutto il mondo e soprattutto stiamo cominciando a imparare a venderli, perché produrre è importantissimo, ma vendere lo è altrettanto. E dunque avere la capacità di creare penetrazione nei mercati internazionali, ma anche in quelli nazionali attraverso l'utilizzo dei fondi strutturali, è strategico per molte delle nostre imprese che sono molto capaci nell'atto di produrre e di individuare la migliore qualità possibile. Forse hanno bisogno di sostegno e di aiuto nel momento in cui invece devono raggiungere i mercati di loro interesse. Il criterio era per avere un vincitore, che è il vino, e quindi ho cercato di trovare coerenza tra i vari territori, tra i vari terroir, mi piace più dire. Quindi la pianura con la pianura, le colline con le colline, i vini più estremi con i vini più estremi. E quindi, come dire, una rispondenza, più che una sfida, un fil rouge, volendo parlare in francese, tra varietà autoctone e territori di differente autorevolezza. Innanzitutto, quale migliore location per una disfida enologica? E insomma, spero proprio di sì, poiché, non, come dicevo già, non dobbiamo tenere il confronto e dobbiamo avere la capacità comunque di porci tutti quanti sul piano della qualità e dobbiamo unirci.